Sembra un normale deserto americano. Sabbia, cactus, silenzio. Ma sotto questa superficie ci sono centinaia di cavità vuote, crateri e detriti radioattivi. Tra il 1951 e il 1992, in questo deserto vennero effettuate 928 esplosioni nucleari. Benvenuti al Nevada Test Site, il luogo più bombardato della storia umana. Il 18 dicembre 1950, il presidente Truman autorizzò la creazione del Nevada Proving Grounds, un'area di circa 1800 km quadrati nel deserto a nord-ovest di Las Vegas. Il primo test, nome in codice Able, fu eseguito il 27 gennaio 1951. Fu il primo di 5 test dell'operazione Ranger, condotti a Frenchman Flat. Questi test, con potenze comprese tra 1 e 8 chilotoni, segnarono l'inizio di una nuova era di sperimentazione nucleare sul suolo americano. Tra il 1951 e il 1962 furono eseguiti 100 test nucleari atmosferici. Nel 1952, con l'operazione Tumbler Snapper, iniziarono esperimenti combinati, esplosioni aeree e test scientifici. Nel 1953, l'operazione Upshot North Hole introdusse il test Grable, un proiettile nucleare sparato da un cannone da 280 mm. La bomba percorse 19 km e dettò le basi dell'artiglieria atomica. Nel 1957, durante l'operazione Plum Bob, furono condotti 29 test in pochi mesi. La detonazione Hood fu la più potente in atmosfera mai registrata nel sito, 74 chilotoni. Durante questi anni, la luce delle esplosioni era visibile da Las Vegas. Nacque perfino un fenomeno noto come turismo atomico. Gli spettatori assistevano alle detonazioni dagli hotel sulla Strip. Il 5 agosto 1963 fu firmato il trattato di messa al bando parziale. Da quel momento le esplosioni furono condotte solo sottoterra. Tra il 1963 e il 1992 vennero effettuati 828 test sotterranei. Molti di essi furono eseguiti in vertical shafts e tunnels, fino a 900 metri di profondità. Il 18 dicembre 1970, durante il test Bainbury, la roccia non contenne l'esplosione. Una nube radioattiva fuoriuscì dal terreno, raggiungendo i 2 chilometri d'altezza. 86 lavoratori furono esposti, alcuni morirono anni dopo per leucemia. Nel 1962 il test Sedan fu condotto come parte del Project Plowshare, che prevedeva l'uso pacifico delle esplosioni nucleari per scavi industriali. La bomba da 104 chilotoni fu fatta esplodere a circa 200 metri di profondità. Il risultato? Un cratere largo 390 metri e profondo 100, è ancora oggi visibile dallo spazio. Molti non furono mai evacuati. Le nubi radioattive viaggiarono attraverso Utah, Arizona e New Mexico. I downwinders, civili esposti inconsapevolmente, subirono le conseguenze per decenni, tumori tiroidei e leucemie infantili. Nel 1990, il governo statunitense approvò il Radiation Exposure Compensation Act per offrire indennizzi alle vittime degli esperimenti nucleari. Il 23 settembre 1992 fu condotto l'ultimo test nucleare annunciato dagli Stati Uniti. Il sito fu poi ridenominato Nevada National Security Site. Oggi alcune aree possono essere visitate tramite tour autorizzati.
altre rimangono classificate e protette da barriere e controlli militari. Nel sottosuolo, centinaia di cavità radioattive testimoniano un'epoca irripetibile. Decine di crateri sono ancora visibili in superficie. Nel 2018, lo Stato del Nevada ha citato in giudizio il governo federale per bloccare un piano per spedire più di una tonnellata di plutonio al sito per lo stoccaggio temporaneo. Nel 2022 il governo ha riconosciuto che 13.625 metri cubi di materiale radioattivo, conformi ai suoi criteri di smaltimento, erano stati spediti al sito per lo smaltimento. Questo deserto è la cicatrice di un'epoca in cui l'uomo ha cercato di dominare l'atomo. Nel prossimo episodio di Mappe Oscure voleremo in Kazakistan, al sito di Semipalatinsk, dove l'Unione Sovietica ha condotto oltre 450 test nucleari, molti dei quali eseguiti su popolazioni inconsapevoli. Se ti è piaciuto questo viaggio della storia, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella. Scrivi nei commenti cosa ne pensi o suggerisci il prossimo luogo oscuro da esplorare. Grazie.